Non c'è due senza tre? Non per l'Aquila, che al Fattori stecca la terza di campionato, perdendo dopo due vittorie consecutive. A fare la voce grossa è il Pontedera, vera bestia nera per gli aquilani, sconfitti per ben tre volte nelle ultime quattro stagioni. A decidere la contesa, il gol pronti e via di Scappini, una rete a freddo che il tecnico aquilano Perrone commenta così. Il calcio è questo, comunque oggi non siamo riusciti a segnare, siamo passati in svantaggio, come il pugile che prende, come comincia un incontro, un pugno, abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo un pochino a riprenderci. Nel secondo tempo siamo andati un pochino meglio, però non è bastato per riagguantare il risultato. Nell'11 anti Pontedera Perrone rispolvera il 4-3-3, al posto dello squalificato Piva in difesa spazio a Di Mercurio. In attacco si rivede Ceccarelli con San Domenico e De Sousa. Inizio di gioco di totale marca ospite. Minuto 7, sugli sviluppi di un corner, Scappini salta davanti ad Anderson sul primo palo e gela il Fattori. 1-0 lampo del Pontedera con l'Aquila alle corde. C'è solo la squadra di indiani in campo. Subito dopo Cesaretti cicca il pallone al volo, sul rimpallo ci riprova, botta sicura trovando l'intervento provvidenziale di Anderson. La risposta dell'Aquila è affidata sull'asse di Mercurio San Domenico, con quest'ultimo autore di un radente velenoso che si spegne sul fondo. È l'anticamera la vera chance per il pareggio. Tacco geniale di Ceccarelli sulla destra per Bigoni, ingresso in area, traversone per De Sousa che stacca, botta sicura mancando lo specchio della porta di un soffio. Scampato il pericolo, di nuovo pericoloso Cesaretti dalla distanza, difettosa la presa di Zandrini, pizza lo grazia in tapin. 1-0 al primo tempo. Nella ripresa a suonare la carica è Ceccarelli, sinistro liftato a giro, grandissima risposta aerea di Cardelli in calcio d'angolo. L'Aquila spinge, Bigoni crossa per De Sousa in tuffo anticipato da Polvani in corner. Poco dopo è San Domenico a mettersi in proprio, sombrero su Gemignani, sterzata e conclusione che però finisce docile tra le braccia di Cardelli. Nel finale Maccarrone, avanzato in attacco alla ricerca del pareggio, si traveste d'attaccante, conclusione dalla lunga distanza con deviazione che per poco non inganna il portiere toscano. Ultima chance sulla testa di Anderson che deve accampanire verso la porta, trovando però solo l'ennesimo tiro dalla bandierina. In pieno recupero Pontedera in 10 per l'espulsione di Di Santo, ma ormai il dado è tratto. L'Aquila incassa il primo stop stagionale, ma uno dei più positivi, il difensore Giordano Maccarrone, non fa drammi in sala stampa. Un episodio che ha condannato praticamente la partita dell'Aquila, ma cosa è mancato oggi rispetto alle prime due giornate? Ma diciamo che più che mancare abbiamo sbagliato forse l'approccio, perché quel gol a freddo subito un po' ci ha spezzato le gambe, però poi ci abbiamo messo fame, voglia, e non siamo riusciti a fare gol. E abbiamo fino all'ultimo abbiamo fatto di tutto, ma non ci siamo riusciti. La voglia era quella che serviva ed è quella che ci abbiamo messo. Poi nel calcio vince e perdi, puoi anche pareggiare, ma oggi abbiamo perso.